Noi siamo venuti qua per fare capire agli americani che la pizza è un'altra. Siamo venuti, la missione nostra è questa. Margherita, per favore. Io nella vita ho sempre fatto principalmente musica, ho fatto rap per tantissimi anni all'interno di un gruppo, La Famiglia. Dopodiché sono cominciato a venire a New York perché l'hip hop, che era una delle mie passioni, è nato qui a New York. Per questo sono venuto qua a portare la mia musica, ma anche, non solo la musica, ma anche la pizza. Si fanno sicuramente più soldi con la pizza, questo te lo posso garantire. Però la musica dà più soddisfazioni. Facendo musica, facendo video, ho appena finito anche un documentario, molto spesso mi imbattevo in dei problemi appunto di budget. Per fare questa cosa ci vogliono i soldi, questi soldi non ce l'abbiamo. Ho detto, allora abbiamo bisogno di un lavoro che ci porta un income every day, cioè una cosa di soldi tutti i giorni, diciamo, a Napoli. E con quel guadagno poi appunto possiamo finanziare ancora di più il discorso musicale, un discorso di video, documentari. Gli americani vogliono sempre un po' il carnevale sopra la loro pizza. L'americano in genere è abituato a quella, al New York Slice, che è la pizza quella tonda, sempre piena di questa mozzarellona molto chimica, grassa, piena di olio. Noi abbiamo fatto un discorso molto invece sul healthy, cioè ci teniamo al benessere. La difficoltà non è tanto nel fare la pizza, la difficoltà è nell'insegnare a fare la pizza all'altro personale. Abbiamo un ecuadoregno, una haitiana, messicani. Scusa, ma perché ha messo il forno a 150 qua? Eh? Hello, I'd like to tell you a story tonight. Io parlo in napoletano con lei, mi capisce? It's called Silvia's. La mozzarella di bufala arriva da Napoli. Io sono un fanatico fondamentalista della pizza, quindi la mangio e la provo dappertutto. 2 anni per capire effettivamente come far camminare questa macchina e soprattutto noi cosa volevamo da questo Farinella, perché noi in Farinella non vogliamo che solamente questa splendida location a Worth Street, ma vorremmo espandere il concetto in tutta Manhattan e portarlo anche fuori per gli Stati Uniti. Ma perché no? McDonald's della pizza. Hai già capito l'intento?